È un evento molto importante perché oggi condivideremo pensieri, valori, condivideremo pezzi importanti che ci creeranno una comunità. Condividere questi aspetti ci rende un gruppo. Quindi oggi in qualche modo stiamo già creando qualcosa. Perché questo convegno si chiama Passa la Palla? Perché nasce da uno studio neuroscientifico. Dopo nel dettaglio vedremo di cosa si occupa. Personalmente sono rimasta molto colpita anche dall'entusiasmo che abbiamo ricevuto come risposta a questo convegno, dall'entusiasmo e dalla passione dei docenti che sono venuti da Napoli, che ringraziamo ancora, da questa rete che si è creata in maniera naturale, quindi è bastato semplicemente dare questo stimolo, no? questo aspetto così di convegno per creare come tessuto sociale una rete di persone. A questo proposito vorremmo omaggiare come simbolo con una palla le autorità, che ringrazio, per noi è stato un grande onore avervi con noi, è molto importante la vostra presenza a livello istituzionale, e con una palla in maniera simbolica c'è un omaggio per voi. Per tutti voi. Il simbolo della palla è per dire che c'è qualcosa di reale. Quando si parla di cyberbullismo, di bullismo, a volte si pensano delle cose poco realistiche, ma in realtà è tangibile, è qualcosa che veramente c'è, e solo con l'inclusione sociale riusciamo a fare rete, gruppo, e a superare queste problematiche. Io mi occupo di neuroscienze sociali, quindi sono una neuroscienziata. È una nuova disciplina scientifica, mette insieme le neuroscienze classiche e la psicologia sociale. Quindi quello che farò oggi con voi, e vi mostrerò i risultati più recenti, più importanti, più salienti, che ci possono dare delle informazioni utili per buttare giù interventi, strumenti, per capire come affrontare questa problematica. Quindi quello che noi facciamo come neuroscienziati che si occupano di sociale è capire quello che accade dentro di noi, nel nostro cervello, quando siamo con gli altri. Il nostro cervello lavora in modo diverso quando siamo con le altre persone. Quindi l'interazione sociale ci cambia. Il cervello è plastico, le relazioni sociali possono cambiare le nostre connessioni cerebrali. Questi due video mi piacciono perché sono un po' una metafora tra quello che è la rete, vedete? Noi siamo tutti connessi tra di noi, in qualche modo. Le connessioni tra le persone esistono perché sono naturali, non c'è niente di artificiale, qualcosa che ci appartiene. E la stessa cosa vale per i nostri neuroni. I nostri neuroni sono connessi in una rete e il mondo sociale in realtà è già dentro di noi. Quindi il bisogno che noi abbiamo di appartenere, di star con gli altri, è qualcosa che ci appartiene e che ci fa star bene. Questa è una piccola immagine di uno studio fatto col CNR di Pisa. È molto interessante perché fa vedere come il nostro cervello, di fronte a un'operazione matematica semplicissima, io dico semplicissima, però in realtà insomma non è detto, direi, una sottrazione seriale da 1013-17, attiva tutte queste aree cerebrali, dalla parte più interna, quelle delle emozioni, alla parte azzurra, che è quella delle astrazioni, della pianificazione, quindi riuscire a capire dove ci troviamo, quello che faremo, come ci comporteremo in una situazione sociale. Quindi, come vedete, un semplice calcolo matematico attiva dentro di noi tutte queste aree cerebrali. E quindi cosa accade quando invece noi siamo con gli altri? Quando noi interagiamo con gli altri e parliamo con gli altri? Accade questo, si attiva quasi tutto il cervello. Questo è un risultato molto interessante perché vuol dire che noi abbiamo bisogno, il carico emotivo, cognitivo delle interazioni sociali ha un costo a livello neurofisiologico, ha un costo in termini di risorse ma anche di benefici. Okay. Visto che parliamo di inclusione sociale, per evitare l'esclusione sociale, mi piace citare questo ricercatore neuroscienziato americano che ha il suo gruppo di ricerca, appunto, che lavora sull'intelligenza emotiva e sull'empatia, e
studiando il cervello sociale, lui ha definito questi concetti che sono la base, che sono aspetti fondamentali della nostra intelligenza sociale, che lui chiama superpoteri. Questa parola a me piace molto perché tutti noi abbiamo dei superpoteri. Che quali sono? L'empatia, quindi la capacità di sentire, attenzione, di sentire le emozioni degli altri, la teoria della mente, chiamata in termini tecnici, che vuol dire la capacità di capire, quindi non sentire, ma capire le emozioni degli altri, e l'altruismo e la cooperazione, quindi la capacità di sentire le emozioni degli altri, di capire quello che gli altri pensano e sentono, e la capacità di essere altruisti e cooperare, ci rende sicuramente socialmente più competenti, abili nelle relazioni sociali e capaci di poter fare una rete sociale, quindi di poter sviluppare una rete sociale più ampia, che diventa un fattore protettivo rispetto a molte problematiche, tra cui il bullismo e il cyberbullismo. Queste sono delle slide che scorrerò in maniera molto veloce, in cui appunto parliamo di cosa sono le emozioni. Le emozioni durano pochissimo, in laboratorio facciamo fatica a misurarle perché durano qualche secondo. Noi le viviamo con un'intensità molto, molto forte, molto accentuata, ma in realtà a livello neurofisiologico hanno una durata molto breve e quindi è anche molto difficile studiarli. Ci sono pochi ricercatori in Italia e nel mondo a livello internazionale che studiano proprio le emozioni associate alle relazioni sociali, proprio per la complessità del fenomeno. Queste sono le emozioni che abbiamo tutti, al di là della cultura di appartenenza, appartengono a tutti, in maniera, e noi riusciamo ad identificarle al di là della nostra cultura. Ma come facciamo a riconoscere le emozioni che parlano, che comunicano gli altri? Dai nostri muscoli facciali. Prima si parlava di come sia importante l'intelligenza emotiva nella vita di un adolescente, di un ragazzo, nella vita sociale delle persone. È importante perché è un segnale sociale. Se io riesco a riconoscere l'emozione che prova la persona che è con me, riesco a capire se c'è un pericolo, quindi se ha paura, scappo. Se è arrabbiato, se siamo in una situazione di competizione all'interno di un gruppo. E questo vale tanto per gli adolescenti. Questo è un esempio molto classico che vi fa capire come in realtà l'empatia è qualcosa di molto complesso. Non è soltanto sentire l'emozione dell'altro, ma si può manifestare a vari livelli, con varie modalità. E poi parliamo appunto, come diciamo prima, della teoria della mente. Attenzione, qui è molto importante perché parlando di bullismo, di bulli, quelli che vengono definiti bulli e vittime, ci sono degli aspetti che dobbiamo approfondire. Nelle ricerche, le ultime ricerche di neuroscienze dicono che tendenzialmente chi adotta comportamenti di bullismo ha questa capacità molto sviluppata. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io so benissimo l'altro cosa pensa, di cosa ha bisogno, io utilizzo quel tipo di fragilità per farti del male. Quindi non è vero che il bullo non ha delle capacità di empatia. Molte volte si confondono i termini. In realtà è vero, non ha una capacità di sentire le emozioni dell'altro, ma ha la capacità di rappresentarsi i pensieri e le emozioni degli altri. Questo è molto importante per riuscire a capire meglio il fenomeno. Per quanto riguarda l'adolescenza e i ragazzi, ci sono due dimensioni che sono fondamentali di cui è necessario parlare, quella dell'identità personale e identità sociale. Se io vi chiedessi adesso, pensate a 5 aggettivi che vi qualificano, che vi rappresentano. 5. I primi aggettivi solitamente sono quelli stabili, che vi accompagnano durante la vita e possono essere più individuali. Quelli successivi tendenzialmente sono quelli che ci rappresentano con gli altri all'interno del nostro gruppo di appartenenza. Questo perché? Perché la nostra identità, e nei ragazzi questo avviene soprattutto durante l'adolescenza, l'identità si costruisce con l'appartenenza di gruppo. Infatti vi mostrerò ricerche proprio su questo, su quanto sia importante l'appartenenza di gruppo nella condizione di esclusione sociale. Proprio a questo proposito vi mostro una ricerca molto recente, del 2018. Queste sono riviste internazionali che noi ricercatori utilizziamo come fonti sicure e interessanti per prendere informazioni di un certo tipo. Un gruppo americano ha studiato quello che succede
mentre diamo dei like o mentre riceviamo dei like. Come hanno fatto? Hanno preso un campione di ragazzi, 13-21 anni, li hanno inseriti in risonanza magnetica funzionale e durante le scansioni di risonanza magnetica funzionale hanno mostrato delle immagini che loro avevano già visto, ok? A cui hanno dato dei like o immagini proprie in cui le hanno ricevute. Qual è il risultato interessante che hanno ottenuto questi ricercatori? Allora, cosa accade qua? Qui è quando abbiamo dato dei like. La parte superiore, ok? La parte inferiore invece quando li hanno ricevuti. Ma qual è la differenza tra le due? Perché per noi neuroscienziati è così importante questo risultato? Perché la parte di sotto sono le aree associate alle aree del piacere, della gratificazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui io vedo i miei post ricevere dei like, il mio cervello percepisce quello provando piacere. Sono le aree che si attivano solitamente quando io mangio qualcosa di buono, quando io vedo qualcosa che mi piace, perché il cervello poi ha delle aree che si attivano anche per altri stimoli. E come vedete, quando io ricevo dei like da altri, il mio cervello risponde in questo modo. Vedete com'è maggiore rispetto a quando io do dei like? Questo è un risultato molto importante perché cosa ci fa capire? Che per i ragazzi questo tipo di dimensione è importante per la loro identità, perché in questo modo riescono a costruirsi pezzetti di se stessi. Questa è una ricerca che abbiamo svolto alle Molinette qui a Torino, è proprio sull'appartenenza di gruppo. Tutti noi, questo vale per tutti al di là dell'età, perché appunto come si diceva prima, il cyberbullismo può riguardare tutti, può essere un fenomeno trasversale. L'appartenenza di gruppo lega tutti, lega e ci unisce. Tutti noi abbiamo bisogno di appartenere a dei gruppi. E indovinate che tipo di aree cerebrali si attivano durante l'appartenenza. Noi qui abbiamo studiato dei gruppi diversi per cultura, quindi abbiamo visto cosa succedevano quando si rapportavano ai propri gruppi di appartenenza. Quando gli italiani si rapportavano con gli italiani e i cinesi con i cinesi, si attivavano queste aree. Ma attenzione, queste aree sono esattamente quelle del piacere. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che l'appartenenza di gruppo a noi va a elicitare piacere. Noi abbiamo bisogno di sentirci appartenere a un tessuto sociale. Ma attenzione, c'è qualcosa che ci rende particolarmente sensibili e vulnerabili. E che cos'è questo? Cosa può essere? È appunto l'esclusione sociale. L'esclusione sociale rappresenta un fattore di rischio molto importante, soprattutto durante l'adolescenza, per quanto riguarda bullismo e cyberbullismo. Noi l'abbiamo studiato in risonanza magnetica con un gruppo che si occupa di empatia con l'Università di Vienna e abbiamo proprio, e da questo task, da questo esperimento che nasce il titolo del convegno Passa la palla e adesso capiremo perché, la cosa interessante qual è stata? Allora, noi come prima cosa abbiamo inserito risonanza magnetica, comunque hanno partecipato al nostro studio, abbiamo scelto un campione femminile, perché gli studi di letteratura ci dicono che le donne sono più sensibili a delle condizioni sociali, quindi abbiamo scelto un campione femminile di 100 partecipanti, a cui abbiamo somministrato un gioco. È molto famoso questo gioco nell'ambito delle neuroscienze, si chiama proprio il gioco della palla. Adesso lo vediamo, faccio partire il video, che dovrebbe partire, vediamo un po'. Eccolo qua. Allora, durante l'esame di risonanza magnetica, le partecipanti hanno osservato questo gioco. A loro veniva detto di prendere la palla, quindi loro erano da questo lato, e poi con una pulsantiera dovevano rilanciarla ad altri due giocatori. Quindi voi immaginatevi di essere in risonanza magnetica, di giocare a questo gioco. Quindi è un gioco normalissimo, semplicissimo, dove ci si passa la palla. Attenzione, ma non c'era solo questo tipo di gioco, c'era anche un altro tipo di condizione sperimentale. Questa. Ok.
dobbiamo chiudere questo, altrimenti non apre l'altro. Ok. Qui cosa accade? Qui veniamo esclusi, ma la cosa incredibile qual è stata? Che bastano 5-6 passaggi per attivare nel nostro cervello un dolore. Il nostro cervello reagisce in questo modo, adesso lo vediamo. Non è questo. Adesso troviamo il PowerPoint giusto e voilà. Ok. Ok, altrimenti chiediamo un aiuto tecnico, ma eccolo qua. Il nostro cervello reagisce in questo modo, si attivano le aree del dolore fisico. Cioè quando io vengo escluso da un semplice gioco, quindi la forza di questo esperimento qual è? Che è un gioco semplice, banale, e dopo un tot di passaggi, a livello cerebrale ci sono queste aree che in letteratura sono note per essere le aree associate al dolore somatosensoriale. Cosa vuol dire? Si attivano quando mi taglio, quando mi brucio, quando mi ferisco, quindi è proprio un dolore nocicettivo dovuto proprio da un'esperienza tipica a livello neurofisiologico. Questa sovrapposizione di aree ha creato quindi uno sviluppo di studi interessanti per capire come, no, approfondire questi aspetti. Quindi quando diciamo, sai, mi sono sentita un po' a disagio, ho percepito questa sensazione di malessere, mi sentivo fuori luogo, mi sentivo un po' escluso, non sono parole astratte. Esiste una base neurofisiologica che verifica e testimonia questo tipo di costrutto. Il primo articolo è stato pubblicato da un gruppo di ricercatori americani su Science, dove proprio ha testato questo gioco. Noi l'abbiamo ripreso, abbiamo valutato come poter aiutare chi si sente in esclusione sociale, ma lo vedremo più avanti. Ok, vi mostro brevemente un altro studio. Non c'è veramente quasi nulla a livello neurofisiologico di studi fatti sul cyberbullismo a livello neurofisiologico, sono tematiche molto nuove, quindi la ricerca si sta avanzando, ma siamo veramente ancora all'inizio. Questo è uno dei pochi, forse l'unico, che è stato pubblicato nel 2019 su una rivista per noi molto importante, da un altro gruppo di ricercatori. Cosa hanno fatto? Hanno testato in risonanza partecipanti 18-25 anni e hanno mostrato delle immagini post, come potete vedere, in cui venivano bullizzate delle persone. Quindi quello che vedete di qua a sinistra è un posto in cui si incita un po' al suicidio, diciamo così, a uccidersi. Nell'altro invece a destra, negli esperimenti, si inserisce sempre una condizione di controllo, quindi è una condizione normale. Qual è la cosa interessante? Cosa è emerso da questa ricerca? Quindi non erano loro bullizzati, ma loro osservavano persone che venivano bullizzate via internet. È emerso questo, cioè le partecipanti donne hanno mostrato una maggiore sensibilità a questo tipo di immagini rispetto al campione maschile. Quindi questo un po' va a spiegare che c'è una differenza di genere anche rispetto agli stimoli sociali. Ma la cosa veramente interessante è che quest'area è cruciale nei processi di regolazione delle emozioni e di empatia. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che le aree cerebrali dell'empatia e delle emozioni sono quelle che poi vengono reclutate quando noi viviamo situazioni di bullismo e cyberbullismo. Quindi o si attivano troppo, in maniera non consona al compito che avrebbero, oppure non si attivano se sono troppo stimolate. Ma ancora più interessante è emerso cosa? Che solitamente chi è vittima di bullismo ha una minore attivazione di queste aree. Perché? Come mai? Perché nel momento in cui viviamo esperienze di questo tipo emerge una scarsa consapevolezza delle proprie emozioni, quindi avere un approccio orientato sulle emozioni, quindi riuscire a mettere in atto dei percorsi di intelligenza emotiva e basati sulla capacità di riconoscere le proprie emozioni, quelle degli altri, e anche di empatizzare in maniera corretta con gli altri, sicuramente andrebbe a riequilibrare questi processi neurofisiologici. E infine, quindi,
per concludere, vi mostro i risultati dello studio che abbiamo concluso con l'Università di Vienna, appunto sull'esclusione sociale, in cui noi abbiamo cercato di alleviare questo dolore sociale, capire come si può alleviare, qual è il tipo di supporto scientificamente valido che ha dei risultati. Cosa abbiamo fatto? Dopo che hanno giocato al gioco che avete visto prima, abbiamo fatto entrare in risonanza un'amica di ciascuna partecipante che per 3 minuti ha stretto la mano. Quindi il compito era: consola la tua amica, entra in risonanza, stringere la mano per 3 minuti, cerca di consolarla, poi esci fuori e la tua amica rigiocherà di nuovo a palla. Quindi un gruppo sperimentale era costituito da supporto fisico, perché c'era la stretta di mano. L'altro gruppo invece leggeva dei messaggi, quindi l'amica, invece che entrare nella stanza di risonanza, inviava dei messaggi, come noi potremmo farlo con WhatsApp. La stessa procedura, perché nella nostra ipotesi iniziale era che anche scrivere dei messaggi potesse essere d'aiuto a chi si trovava in una situazione emotivamente difficile. Cosa è venuto fuori? È venuto fuori che il contatto fisico diminuisce il dolore che deriva dall'esclusione sociale. Quindi le aree del dolore che abbiamo visto prima vanno a ridursi, ma attenzione, invece leggere messaggi cosa va a creare? Ha amplificato il dolore. Perché nel momento in cui io leggo i messaggi capisco perché avviene quella situazione, quel contesto, io perché in quella situazione sono esclusa. Nel momento in cui io ritorno nella stessa situazione, non essendoci più una modulazione di aree che mi proteggono, si attivano in maniera disregolata le aree delle emozioni della tristezza. Ma noi abbiamo trovato anche l'area della depressione, che solitamente si trova nei pazienti depressi. Quindi l'intensità delle emozioni è molto forte, ma anche a livello neurofisiologico c'è un certo tipo di impatto. E con questo ci tengo a chiudere, cercavo qualche frase d'effetto come si fa un po' a tutti i convegni, perché è sempre così, però ho pensato, perché quando si parla di empatia, io dico non si insegna in maniera didattica l'empatia, in maniera solita, frontale. L'empatia è un'esperienza, bisogna riuscire a entrare in relazione con le persone e solo attraverso l'esperienza, la vita degli altri e la costruzione di rete reali è possibile attivarla. C'è Rizzolatti, che è famosissimo, un neuroscienziato internazionale con cui collaboro, col gruppo di Rizzolatti, che dice sempre da 20 anni che l'educazione emotiva è cambiata a livello della società e quello che prima era normale, quello che era empatico, noi avevamo già questa capacità già l'avevamo, ma negli ultimi 20 anni a livello sociale qualcosa è cambiato. Quindi per riattivare questo meccanismo bisogna essere una squadra, bisogna essere un team reale e fare in modo di essere connessi, ma a livello delle emozioni. Questa è una frase di una mamma, la mamma di Andrea, è un caso conosciuto alle cronache, il ragazzo dei pantaloni rosa, e mi hanno molto colpito le sue parole. È un ragazzo che poi è morto suicida perché fu preso in giro per il colore dei suoi pantaloni. La mamma ha riportato in un'intervista questa frase che per me è molto importante. I ragazzi devono riconoscere le loro stesse emozioni e noi genitori dobbiamo educarli all'empatia. E con questo vi ringrazio.